Ci facciamo i chilometri, oh, superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo in fondo al cuore. Ci facciamo i chilometri, superiamo gli ostacoli, oh, col diavolo in fondo al cuore. Buon pomeriggio ragazzi, bentornati nella casa del diavolo. Mi ero ripromesso di fare una live, ma ho preferito fare un video perché stavo girando un po' su YouTube. E ho trovato dei video un po' che non mi sono piaciuti. Perché, allora, facciamo una premessa. Io non sono un super intelligentone, nella mia vita non ho voluto studiare e faccio un lavoro giusto per quello che sono capace a fare io. Io ho fatto il pugile per tanti anni, adesso lavoro nei locali come sicurezza o nei concerti come sicurezza, come sicurezza. Perché la mia vita è fatta di questo. Ora ragazzi, se uno non ha avuto voglia di studiare, non si può improvvisare scienziato, perché per essere scienziati non per forza bisogna studiare, ma bisogna avere delle conoscenze. Non può diventare avvocato uno senza aver studiato, giusto? Quindi bisognerebbe avere l'umiltà di andare a zappare la terra. Questi sono discorsi, non penso di fare del male a nessuno facendo questi discorsi, perché zappare la terra è un lavoro dignitosissimo. Guai se non ci fosse la gente che zappa la terra, perché sono quelli che mantengono l'economia di tutto il mondo. Però vedere gente che ha l'intelligenza di uno che deve andare a zappare la terra, fare gli scienziati, gli avvocati e i filosofi, insomma, ti fa capire che non siamo proprio in un bel posto. Questa piattaforma non è proprio bellissima, perché il fatto di dare spazio a tutti quanti, secondo me, non è giusto. Secondo me, non tutti dovrebbero permettersi di parlare di una cosa come il Milan. Adesso arriviamo a quello che voglio dire. Secondo me è giusto che il Milan, società, metta, diciamo, una sorta di SIAE, qualche cosa sulle persone che usano il suo nome. Io sono d'accordo su questo, sarebbe giustissimo fare una cosa del genere, perché non tutti gli scappati di casa si devono permettere di parlare di questa squadra del Milan. E ora arriviamo al punto. Allora, ieri ho sentito, ne ho sentito, è successo il fatto del Manchester City, giusto? Ne ho sentite di tutti i colori, ma paragonare quello che è successo al Manchester City a quello che è successo al Milan vuol dire non sapere perché il Milan ha preso certe decisioni, non sapere che cos'è successo al Manchester City, non capire che cos'è il fair play finanziario, e tutti parlano di mercato e tutto, ma non sanno cos'è il fair play finanziario e tante altre cose. Allora, veniamo al punto. Il Milan ha rinunciato all'Europa League. Perché? Anzi, partiamo da un'altra cosa. Io ieri sera in live ho chiesto a tutti perché un imprenditore compra una squadra di calcio. Tutti mi hanno dato mille risposte e nessuno mi ha dato la risposta giusta. Le tasse. Un imprenditore compra una squadra di calcio per abbattere le tasse. Ok, andiamo avanti. Il Milan ha rinunciato all'Europa League per due motivi. Allora, il primo, per poter fare mercato, perché se no tutti gli acquisti come Theo Hernandez, Ismael Bennacer, lo stesso Kjaer, il Milan non avrebbe potuto farli. Avrebbe potuto solo spendere i soldi che avrebbe incassato con le cessioni, ma siccome il Milan l'anno scorso non ha ceduto nessuno, non avremmo potuto comprare nessuno. Avremmo potuto soltanto prendere Rebic per lo scambio con André Silva. Per giunta Rebic non è a bilancio per adesso perché il Milan ha un prestito di 2 anni. Quindi il Milan avrebbe potuto fare soltanto quell'operazione, avrebbe potuto soltanto fare prestiti di 2 anni o queste cose qua. Perché il Milan ha rinunciato all'Europa League per sistemare i suoi bilanci. Sistemare i bilanci non vuol dire che il Milan non ha più debiti. Allora, per il fair play finanziario, una squadra di calcio deve stare dentro i 90 milioni di debito.
Il Milan era molto fuori da questo debito, si parlava di cifre esagerate. Rinunciando all'Europa League, il Milan è rientrato nei paletti del fair play finanziario, quindi ha potuto fare mercato. Perché ha rinunciato all'Europa League? Quindi, siccome ora veniamo al Manchester City. Il Manchester City, tanto per cominciare, si sta parlando di due piani differenti. Il Manchester City era escluso dalla Champions League e noi abbiamo rinunciato all'Europa League. Io penso che nessuna persona intelligente, per far quadrare i conti, si sarebbe messo a fare la guerra all'UEFA per fare l'Europa League. Ma qualsiasi persona, anche uno senza cervello, capisce che quello che ha fatto il Milan è giusto. Perché se no, vi ripeto, il Milan avrebbe avuto il mercato bloccato. Avrebbe fatto l'Europa League. Ma avrebbe avuto, non potevamo comprare nessuno, avremmo avuto la squadra di 2 o 3 anni prima. Quindi, ripeto, prima di parlare, io per dire questo oggi sono stato fino adesso al telefono con una persona che capisce di queste cose e non è che ha preso parte a queste cose, però ne sa di queste cose. Insomma, non stiamo qua a dire troppe cose, sa di queste cose, è uno che sa ed è in mezzo a certe cose. Il Manchester City, ripeto, non voleva rinunciare alla Champions League. Il Manchester City non ha problemi di bilancio, perché il Manchester City non ha problemi di bilancio, perché il padrone del Manchester City si compra il Milan e 5 campionati italiani, in più se ne compra 4 francesi, 4 inglesi e 4 spagnoli. Il padrone del Manchester City sta organizzando, è uno degli organizzatori dei mondiali, quindi era normale che l'UEFA non sarebbe andato contro queste persone. Terza cosa, terzo motivo. Allora, se uno fosse indignato con l'UEFA, io lo posso anche capire, che qua non si sta parlando della legge non è uguale per tutti, qua si sta parlando che la legge si può aggirare. Uno si dovrebbe sentire indignato per questo, non per quello che è successo al Milan, perché quello che è successo al Milan e quello che è successo al Manchester sono due cose completamente differenti, ma non è che non sono nemmeno sulla stessa strada, cioè vuol dire, è come paragonare le cipolle a un pezzo di ferro. Non c'entrano un cazzo. Quindi, cari signori miei, allora, io posso capire che voi ce l'abbiate con Gazidis, con la proprietà, e ok, ognuno è libero di esprimere le proprie opinioni, è libero di pensare quello che vuole. Ma io penso sempre questo. Quando uno parla con delle persone, noi siamo su YouTube, io non sono grosso, però comunque parlo sempre con più o meno con 1200 iscritti. Ha una responsabilità, perché ragazzi, dire cazzate non è bello, non fa di voi delle persone serie, fa di voi dei pagliacci. E i pagliacci hanno le gambe corte. Uno che si mette a dire cose che non sa, non è bello da vedere, è stupido ragazzi, lo volete capire che fate la figura degli scemi? Perché poi voi pensate di parlare solo con dei ragazzini o gente poco informata, poi ci sono quelli che sono informati, che vi prendono per ignoranti, vi prendono per dei cretini proprio, e non è bello, anche perché, come vi ho detto, andate a zappare la terra. Che fate è molto più dignitoso e fate molta più figura. Perché cercare di fottere la gente, cercare di arrivare alla monetizzazione di YouTube, è da cretini, è da gente ignorante, è da gente che non ha un minimo di dignità. Siete personaggi senza dignità. E poi rimane sempre il secondo motivo. Io sono qua su YouTube, sono entrato su YouTube apposta per eliminare tutti quelli che dicono stronzate sul Milan. Lo volete capire che col Milan non si scherza? Col Milan non si scherza. C'è gente che dietro al Milan ha perso anni di libertà, ha perso tanto. E allora voi non avete il diritto di riempirvi le tasche e la bocca col Milan. Avete rotto le palle tutti quanti. Parlate di cose che non sapete e per giunta siete stupidi perché lo fate anche con arroganza. Perché
pensando di spiegare la vita alle persone. Siccome uno che fa queste cose vuol dire che della vita non ha capito niente, allora io chiedo agli utenti, ai miei utenti, di fare 2 più 2 e di non guardare tutto quello che passa a YouTube, perché anche se vi fa ridere è stupido. Non fatevi prendere per il culo dalla gente che parla su YouTube. L'unica persona che ha azzeccato, pur senza sapendo di questa storia, è il mio amico Rasta, che oggi nel suo video ha detto: ragazzi, il Milan è diverso, è tutta un'altra cosa, bisogna essere incazzati con l'UEFA. Qua, ragazzi, ci fa la brutta figura l'UEFA. L'unico che ci fa la brutta figura è l'UEFA, perché fa vedere che conta zero, ha creato un precedente, come vi ho detto ieri, quindi adesso qualsiasi squadra potrà raggirare il fair play finanziario e tutto quanto, appigliandosi a questo discorso. Ma l'ha fatto anche il Manchester City. Questo però non è venuto nessuno in mente di dirlo, perché giustamente uno parla, magari sente qualche cosa al bar, dice: ah, questo qua oggi è un bel discorso da portare sul telefonino, e lo dice senza sapere che sta dicendo una stronzata. Perché, ragazzi, per dire una cosa bisogna documentarsi, bisogna saperle le cose quando si dicono. Non sparate cose a caso, che fate delle brutte figure, perché poi arrivano quelli che ne sanno, che vi smerdano. E allora, ragazzi, parlate di calcio, che siete anche bravi e divertenti, non parlate di cose che non sapete, inutili, perché se a voi la società del Milan vi dà fastidio, io posso essere d'accordo con voi, avete il vostro pensiero, posso essere non d'accordo con voi, ma è pur sempre il vostro pensiero. Quando sento cose che cercano di prendere per il culo gli altri, mi dà fastidio, perché io sono un utente di YouTube e posso ascoltarvi, e ascoltarvi è fastidioso, perché c'è quello che invece non sa queste cose, che vi sente, magari vi prende anche per la prende anche per verità quella che state dicendo. Ed è brutto far così, perché quei pochi iscritti io spero che non li abbiate, che vadano via. Sai perché? Sapete perché? Perché voi non dovete arrivare a monetizzare su YouTube, perché non vi meritate di monetizzare su YouTube. Io spero che YouTube non vi faccia fare neanche le live, perché non ve lo meritate, non siete degni di parlare di Milan. Qua su YouTube ci sono poche persone che possono parlare di Milan, e sono sicuramente il Rasta Restelli, sicuramente lo Zoccolo Duro, poi pochi altri. Gli altri non possono parlare di Milan perché non hanno la passione per il Milan, hanno deciso di parlare di Milan solo ed esclusivamente perché hanno visto gente che si sta riempiendo le tasche con questa piattaforma. Quindi, ragazzi, ora testa la partita. Era solo per chiarire due cose, perché sentire persone che parlano di queste cose, anzi addirittura gente che prima parla di questo e poi della partita, è veramente la cosa più allucinante che mi sia mai capitata. E ragazzi, questo qua è un video perché sono talmente agitato, non sapevo che cosa dire, e ho voluto, e oggi è tutto il giorno che mi documento su questa cosa perché ho visto i video. Infatti avevo deciso di fare una live, la facciamo dopo, per il dopo partita. Adesso sono troppo agitato per fare la live, sono teso, non vedo l'ora che inizi la partita. E forza Milan, abbiamo visto che ci saranno molti cambi. Paquetà si è infortunato, me l'avete scritto in tanti, ma io via WhatsApp l'avevo già detto a un'altra persona, a un utente, avevo scritto via WhatsApp che Paquetà si era infortunato durante gli allenamenti. Lo sapevo, ma oggi veramente sapete che quando ci sono le partite sono piuttosto teso. Quindi, ragazzi, iscrivetevi al canale, campanellina, pollice in su per il trigger, doppio pollice per il diavolo. Ragazzi, fra poco tutti davanti alle TV, concentrati solo sulla partita. Vi vogliamo così. 11, 11, 11 leoni. Noi vogliamo 11 leoni, 11, 11, 11 leoni. Noi vogliamo 11 leoni. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo la partita per il post partita. Vi voglio bene a tutti.